Bertolacci a commentare questa partita con me, Beppe Beppe. Ciao Fabio e ciao a tutti gli spettatori. Beppe, che ne pensi della partita di oggi? Se dovessi scommettere su un vincitore non saprei chi scegliere. Prevedo un incontro molto equilibrato. Piove, speriamo che il terreno di gioco regga fino alla fine. Comincia il primo tempo per il Milan. Boateng. Thiago Silva. Ambrosini. Abate. Ambrosini. Palla al compagno. Parte attraverso. Il tiro. Ed è gol. Palla in rete. Ottima questa azione, hanno fatto i passaggi e i movimenti giusti, al momento opportuno non hanno perdonato. Grande opportunismo dell'attaccante che ha ribattuto in rete la respinta del portiere. Il Milan conduce la gara. Sergio Busquets. Daniel Alves. Colpo di testa a liberare, per rinvio della difesa, tiro velleitario. Zlatan Ibrahimovic. Passaggio che non trova il compagno e termina al lato. Fallo laterale per il Barcellona. Mascherano. Passaggio intercettato. Appoggia al compagno. Tiro completamente fuori bersaglio. Sergio Busquets. David Villa. Raggiunge il compagno. Cross in mezzo. Manovra che viene interrotta. Li fermano con grande convinzione. Cerca addirittura la porta. Nessun pericolo per il portiere. La palla ha sorvolato altissimo la traversa. Van Bommel. Scarica sul compagno. Dani Alves prova a fermarlo. Salta l'uomo. Difesa in difficoltà. Attenzione solo. E caos in aria. Tiro bloccato dall'estremo difensore. Daniel Alves. Zlatan Ibrahimovic. C'è il cross ed eccolo, attenzione, gol! Un gol facile facile con il portiere fuori da pari. Si è effettuato un'uscita un po' avventata e l'ha pagata cara. Sanchez. Passaggio riuscito. La messa in aria. Il difensore si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto. E c'è il cross. Al volo. La palla è lì. Passaggio ben intercettato da Vidal. Buono il suo intervento. Grande intervento che sventa un'azione rischiosissima. Vedremo se riuscirà a concretizzare questa occasione. Gli do il fallo. Punizione a favore del Milan. Il pallone vola sopra la traversa, ma molto sopra la traversa. Mascherano. Daniel Alves. Il traversone non va a buon fine. Pallone riconquistato dai rossoneri.
Abate, Nesta, Ambrosini, ottimo passaggio, Boateng, e prova la conclusione a rete, respinge un difensore, Sanchez, è in grado di saltare l'uomo come pochi. Si inserisce il difensore che recupera palla. È libero, attenzione! Milan all'arrembaggio. Ha perso palla dopo essersi involato verso la porta. Sanchez. Calcio d'angolo per il Barcellona. Pallone rilanciato in avanti. Sono riusciti a spazzare via la palla, ma non a controllarla. Mascherano vince il contrasto. Decide di andare scivolata. I rossoneri sono ad oggi l'unica squadra ad aver vinto lo scudetto senza perdere nemmeno una partita. Sì, nella stagione 91-92. Allunga il compagno. Tenta di portargli via il pallone. Riconquista il pallone. Palla al Barcellona. Sergio Busquets. Ambrosini. Errore pazzesco, ha perso la palla. Contrasto vincente di Dani Alves. Grandissima occasione. Ancora in gioco. Che palla che è riuscito a intercettare. Daniel Alves. Riesce il passaggio. Capisce tutto e ruba palla. Cartellino giallo per lui. L'azione è proseguita per il vantaggio, ma il fallo era troppo brutto per poterlo ignorare. Ed è fallo laterale a favore del Barcellona. Passaggio a buon fine. Parte il traversone. Oh! Dani Alves pronto a battere la rimessa laterale. Sanchez. Prova a tirare in porta. Attenzione, la palla è lì. Corner per Barcellona. Si riprenderà nuovamente dalla bandierina. E gli avversari riconquistano la palla. Impedisce la palla di giungere in porta. Recuperano un importante pallone sulla fascia. Il primo tempo finisce qui. Ringraziamo Ammarazzi. Ammarazzi, l'eclettica capitografia della canna e della pasta. È appena iniziato il secondo tempo qui a San Siro. Alcuni tifosi devono ancora riprendere posto dopo l'intervallo. David Villa, Abidal, Aquilani. Il difensore capisce tutto e intercetta il passaggio. Daniel Alves. Trova il compagno. Fermano la manovra avversaria.
Pato. Possesso palla per il Milan. Viene fermato da Mascherano. Sviluppano il gioco e il fallo interrompe l'azione d'attacco. Manca la conclusione a rete. Le condizioni meteorologiche stanno rendendo tutto più difficile, Fabio. Mascherano. Sergio Busquets. Keita. Benissimo Abidal che riesce a saltare l'uomo. Bel cross! Ottimo intervento in copertura. Si coordina! Trova il compagno. Cerca i compagni. Di prima! Gol per il Barcellona. Bellissimo! Il giocatore ha tirato di prima intenzione e l'ha messa dentro egregiamente. Davvero una giocata incredibile, Fabio. Incredibile! Grande conclusione di puro istinto dell'attaccante su questo cross arrivato dal fondo. Ambrosini. Occasionissima. Milan in zona pericolosa. Rete per il Milan. Hanno risposto subito con un gol al gol degli avversari. Non si sono persi d'animo, spingendo subito sull'acceleratore. Un tiro fortunato, palo in rete, nulla da fare per il portiere. Pallone riconquistato dai rossoneri. Thiago Silva. Boateng. Zlatan Ibrahimovic. Dani Alves entra pulito sulla palla. Pianta sul posto l'avversario. Nell'uno contro uno è davvero imbattibile. Palla in gioco. David Villa. Cross dal fondo. Intervengono con tempismo. Palla che viene spazzata in avanti. Pato. Pallone recuperato da Barcellona. Sanchez. Scarica sul compagno. Attenzione, cross in area. Pallone recuperato dal difensore. Azione che viene bloccata. È stata una grande chiusura. Chiude bene. Fa sua la palla. Ambrosini. Keita. Lo contrasta. Si lotta su ogni pallone. Angolo per il Barcellona. L'allenatore decide di operare una doppia sostituzione. L'allenatore ha deciso di effettuare tutte e tre le sostituzioni insieme, clamoroso. Attenzione, palla in mezzo, gli avversari capiscono tutto e palla che viene spazzata. I difensori cercano di spazzare via il pallone e la palla finisce nuovamente in calcio d'angolo.
Taiwo. Di tacco. Boateng. Abate. Nesta. Va Robinho. Palla al Barcellona. Daniel Alves. Sergio Busquets. David Villa. Prova dalla distanza. Pallone recuperato da Barcellona. Può metterla in mezzo. La colpisce ed il pallone entra e gol. Ha messo dentro con un tiro al volo formidabile, Beppe. Sì, il giocatore ha trovato il tempo giusto per il tiro e ha chiuso molto bene. Cerca spazio Robinho. Taiwo. Dani Alves interviene per rubare il pallone. Aquilani. E per poco non ha concesso un calcio di rigore. Attenzione solo! E il tiro finisce al lato. L'idea era buona, Fabio, il tiro un po' meno. Era partito bene, ha saltato la difesa, peccato per la conclusione sbagliata. E questa sostituzione sarà un tentativo di difendere il vantaggio, di segnare ancora magari per mettere il risultato al sicuro. Un tass. Mascherano. 5 minuti al termine, un gol di vantaggio. Non è ancora finita. Daniel Alves. C'è profumo di gol nell'aria. Vediamo il tiro. Hanno segnato. Agguantano il pareggio proprio negli ultimi minuti. Un gol molto importante che riporta il risultato in parità. Sì, anche se un po' a sorpresa, perché la partita sembrava ormai vederli uscire sconfitti. Sono riusciti a dare la zampata finale. Le telecamere hanno il loro da fare con tutti i gol a cui stiamo assistendo oggi. Si è fatto spazio. Palla al compagno. Al volo Barcellona. E questo cambia le carte in tavola. E infine Barcellona riesce a pareggiare. Hanno continuato a crederci e sono stati ricompensati, Fabio. Grande fiuto del gol. È riuscito a segnare infilando il portiere nell'angolino basso. Il Milan sta perdendo. Zlatan Ibrahimovic. E viene fischiato un fallo ai danni del Barcellona. L'arbitro lo richiama verbalmente. Sì, adesso deve stare molto attento, Fabio. Ecco la statistica relativa ai falli commessi oggi. E l'arbitro indica il dischetto. Sarà rigore per il Milan. Brutta entrata, viene giustamente ammonito. Sì, decisione giusta dell'arbitro in questo caso. Il pallone entra in rete. E non ha fallito dagli 11 metri. Ha tirato bene, il portiere non poteva fare nulla. Incredibile, sono riusciti a pareggiare nei minuti di recupero. È tutto da rifare, squadre di nuovo in parità. L'arbitro aveva concesso il vantaggio all'arbitro, ma ora giustamente fischiato. Cartellino giallo per il Barcellona. Forse l'allenatore del Barcellona dovrebbe pensare a una sostituzione. David Villa. Pareggio alla fine del tempo regolamentare.